Permettetemi innanzitutto di fare i complimenti ai ragazzi per la prestazione, anche perché vista l'assenza di Andrea Quarisa avevamo le rotazioni un po' accorciate e quindi c'era bisogno che tutti dessero una mano in più, anche magari chiedendo qualcosa al di fuori delle proprie competenze tecniche a Matteo, a Pierpaolo, giocando da 4, da finto lungo. E complimenti anche a Orzinuovi perché ci ha messo in difficoltà. Sapevamo che potevamo subire qualcosa a livello di fisicità da parte dei loro esterni, ma devo dire che poi i ragazzi si sono dati una mano anche sotto questo punto di vista e quindi bisogna fargli complimenti. Pur non venendo da un periodo positivo, perché è oggettivo questo, però oggi ci siamo compattati e abbiamo portato a casa una vittoria molto molto importante. Ecco, durante il terzo quarto, cosa è accaduto in quel time out? Adesso purtroppo non c'è Damiano, l'avrei chiesto. Ma è sembrato quasi arrabbiarsi, adesso fate come volete. No. La mimica sembrava questo. No, assolutamente. Damiano ha rimarcato semplicemente il fatto che c'era bisogno di più energia, perché all'inizio del terzo quarto eravamo soft in attacco, in difesa, abbiamo sbagliato un layup molto facile, abbiamo concesso a loro quello che invece non avevamo concesso nei primi 20 minuti, e che quello non poteva essere l'atteggiamento per portarla a casa. Ha chiesto semplicemente più energia, e poi l'attacco successivo, un'uscita dal time out, invece è stato fatto con la faccia giusta, condividendo la palla e trovando un tiro aperto, che poi per Paolo ha segnato, sbagliato con il rimbalzo di Tommaso, ma era stato l'atteggiamento di squadra, no? che non andava bene, e invece dopo c'è stata una svolta a livello di energia che ha indirizzato la partita a nostro favore. Ecco, come vedi tutte queste difficoltà sotto canestro? Mi riferisco al fatto che Sollazzo si portava sempre sotto, e poi il nuovo di loro ha fatto un po', no? Ha fatto tanti punti. C'è solo l'assenza di Quarisa o qualcosa da rivedere anche? Ma guarda, allora, come dicevo, sapevamo di poter soffrire di fisicità sugli esterni, perché comunque la taglia di Strautins e di Sollazzo rispetto ai nostri esterni è maggiore. E poi vero che abbiamo sofferto quelle situazioni di uno contro uno in post basso, ma anche per scelta cerchiamo di stare sempre uno contro uno per poi non concedere tiri aperti, perché poi si mettono in ritmo i tiratori e diventa tutto più complicato. Quindi quello è un rischio che magari avevamo messo in preventivo, ma poi abbiamo vinto il duello al rimbalzo, per cui ripeto, tutti quanti si sono dati una mano, 10 rimbalzi Ike, 9 Pierpaolo, 7 Tommaso, per cui abbiamo cercato di squadra e col lavoro di squadra di sopperire alle caratteristiche di Andrea.